Le cose che non dici, di Yuki 21, capitolo 8, bacio. Del nostro primo bacio ricordo il sole sulla pelle, la rete di ferro alle mie spalle, la tua bocca sulla mia e la sensazione di non sapere più dove finisco io e inizi tu. Rio. Lo ammetto, sono rimasto quasi scioccato vedendola. Quando oggi Rae-chan è entrata in classe sono rimasto esterrefatto vedendo che ha tagliato così corti i suoi bellissimi capelli dorati. Non che non stia bene, al contrario. Io la trovo sempre molto carina, ma non capisco come le sia venuto in mente un cambiamento così drastico. Ehi Sasuke, hai visto? Sì, ho notato. Magari è un buon segno? Che intendi? Sai, di solito le ragazze tagliano i capelli quando hanno deciso di cambiare qualcosa nella loro vita. Solitamente quando lasciano il ragazzo e iniziano una nuova fase, cazzate del genere, insomma. Ma da dove le tiri fuori certe scemenze? Avrà voluto tagliarsi i capelli e basta. E poi comunque, chi se ne frega, Rio? Sempre allegro tu. Sasuke non vuole proprio sentir parlare di Reika. Forse le sta antipatica a causa della storia delle ripetizioni. Comunque, io la trovo ancora più bella. Ciao Rae-chan, stai bene con questo bel taglio? Ti dona? Davvero? Io lo odio. Gira altrove, Saito. Ok, ammetto che questa sua risposta mi ha congelato. Sasuke. Fantastico, oggi è nervosa di brutto. Chissà che le prende. Reika, domani l'aula 107 sarà occupata per una riunione. Possiamo rimandare le ripetizioni a giovedì se per te va bene. Mi ha guardato con occhi vuoti ed ha risposto con un semplice ok. Questa ragazza è proprio fuori dal mondo. Le compagne di classe hanno provato ad indagare sul suo cambio di look, ma lei è stata piuttosto fredda con tutte. Io non è riuscito a rivolgere più la parola per tutto il giorno. A vederla così distaccata, sono quasi contento di non dover stare solo con lei domani. Eppure, non posso fare a meno di chiedermi se la sua solitudine possa essere simile alla mia. Il tempo passa veloce. Sono passati 2 mesi da quando King ha iniziato a frequentare la mia scuola e sono quindi 2 mesi che le do ripetizioni. In questo tempo Reika non ha praticamente legato con nessuno. Nelle lezioni va discretamente bene. Sta migliorando anche nelle materie scientifiche e quindi mi ritengo soddisfatto. Si parla molto di lei ultimamente a causa del corso di musica che frequenta. Gira voce che quando King suona tutti si fermano ad ascoltarla. Io non l'ho mai sentita suonare. Il nostro rapporto è identico a quando è iniziato a venire a scuola. Sembra che niente e nessuno possa superare con lei determinati confini. Nonostante ciò, sempre di più mi trovo a gradire le ore passate da solo in sua compagnia. La sua tranquillità è praticamente contagiosa. Mi sento sempre rilassato e allo stesso tempo emozionato quando sono con lei. Adesso la sto aspettando nell'aula 107, è in ritardo. Questo mi irrita parecchio. Dopo 10 minuti finalmente la vedo entrare. Ciao Sasuke-kun. Sei in ritardo. Guarda che quest'aula ce la lasciano solo per 2 ore, quindi pesa bene il tuo tempo, King. Mi ha bloccato Hiroshi per... Ma ti piace tanto stare in compagnia di quel tipo? Guarda che se intendi avere una carriera scolastica di tutto rispetto, è meglio che impari a scegliere bene le tue amicizie. Ma che dici? Di che parli? Avanti, sappiamo tutti di Hiroshi Genda e delle sue abitudini. Per quel che mi riguarda lo trovo un ragazzo a posto, ma farsi delle sveltine a scuola con un professore mi sembra davvero un modo pessimo per fottersi la reputazione. Non fare quella faccia. Le voci di corridoio qui sono all'ordine del giorno. Reika mi guarda con occhi carichi di odio. Questa cosa mi colpisce dritto allo stomaco. Forse ho esagerato a parlare così duramente del suo migliore amico. Anzi, non capisco il perché di questa mia infelice uscita. Hiro è il mio migliore amico, Kawashima. Voci o non voci, non credo che la sua vita privata sia il tuo problema. Quindi non impicciarti. E per quanto riguarda me, devi solo darmi delle ripetizioni. E se non ti va, se è un così grande disturbo, allora vai al diavolo e lasciami in pace. Senti, forse ho esagerato. Ma trovo sciocco che tu debba essere usata per far mantenere a Hiroshi la sua facciata di perfezione. Così ti riduce ad essere una qualcosa da manipolare per il proprio comodo. Reika. A quelle parole sono esplosa come una furia. Ho tirato un calcio alla sedia che avevo davanti per evitare di tirarla dritto dritto nei gioielli di Sasuke. Ma perché questo ragazzo mi fa tanto incavolare? Cosa vuole da me? Tu non hai nessun diritto di sindacare il mio rapporto con Hiroshi-kun. Non sai niente di noi. Di me soprattutto, e non sa un cazzo sull'amicizia, peraltro. Adesso calmati, non era mia intenzione farti nervosire. Stai zitto, credi di essere meglio di Hiro? Davvero lo pensi? Tu usi Ryokun come uno scudo contro gli altri.
È solo grazie a lui se hai degli amici in questa scuola, o meglio, dei conoscenti. Certo, le ragazze ti adorano, ma non ce n'è nessuna alla tua altezza, vero? Sua maestà Kawashima, sei un ipocrita. Ryo ti vuole bene come se ne vuole a un fratello. Ma scommetto che tu non hai mai detto un ci tengo a te in vita mia. Come scommetto che non sei onesto con lui. Non sono una stupida, Sasuke. So bene che Ryo ha una cotta per me e so bene che tu ti sei reso conto che non ha speranze, ma continua a dirgli belle parole e continua a spingerlo nella mia direzione. Un vero amico dovrebbe dirgli la verità. E qual è la verità, King? Quella che pensi di me dal primo momento che hai messo piede in questo istituto. Che non sono la persona giusta per lui, che sono sbagliata, che non mi piace niente a nessuno. Che per me solo Hiroshi è importante. Devi dirgli che un ragazzo pulito e bravo come lui deve guardarsi intorno e rendersi conto di chi fa veramente a caso suo. Io sono merce avariata, Sasuke. Lo penso ogni volta che entro qui per fare lezione con te. Lo vedo da come mi guardi. Io non sono come voi. Il mio aspetto, il mio modo di pensare, tutto è diverso in confronto a voi. Devo solo finire il liceo e non saprete più nulla di me. Se sei un vero amico, di' a Ryo di lasciarmi in pace. Gli ho urlato queste cose tutte ad un fiato e lui è rimasto muto ad ascoltarmi. In questi 2 mesi le cose sono molto cambiate. La relazione tra Hirokun e Danzai è andata avanti ed io ho chiesto a Ryo di allontanarsi un poco da me. L'ho fatto con grande sofferenza, ma la realtà è che il sentimento che nutro per lui mi uccide quanto la paura di affrontare una in casa da sola Max. Lui, mio padre, non si è fatto più vedere. Quindi, o ha davvero un lavoro, o una povera puttana che lo sta mantenendo. Peraltro, in questi 2 mesi mi sono reso conto di essere terribilmente attratta da Sasuke. Ogni volta che facciamo lezioni insieme mi sento impazzire. Di conseguenza, non potendo superare certi confini, non riesco a sopportare che metta naso nel mio privato. È vero, ho detto a Hiro di allontanarsi, ma è sempre lui la persona più importante nella mia vita. E Sasuke non potrà mai capire cosa ci lega davvero, quindi deve tacere. Mi sono voltata e sono uscita dall'aula correndo come una furia. Sono salita per le scale che portano al 5° piano e sono uscita sul terrazzo. Avevo bisogno di aria e avevo voglia di stare sola. Non è durata molto. Sasuke mi ha seguito. Mi sono voltata e me lo sono ritrovato di fronte a fissarmi, ancora una volta, con quegli occhi neri bellissimi. Sasuke. Il vento le scompiglia i capelli e alza leggermente la gonna della divisa scolastica. I suoi occhi brillano di un verde intenso. Sembra che il sole li faccia splendere ancora di più. Dovrei chiederle scusa. Effettivamente, la sua vita privata e i suoi rapporti con gli altri non sono affari miei. Ma la realtà è che questa ragazza mi piace. Reika non dice nulla a caso. È una persona matura, riflessiva e nello studio ce la mette tutta. Non sta lì a leccarmi il culo come la maggior parte della gente a Libiglia. Non sa nulla di me, né fa domande sulla mia famosa famiglia. Mi tiene testa come nessuno, a parte Ryo, ha mai fatto in vita mia. La verità è che questa ragazza così misteriosa mi fa impazzire. Il suo profumo mi invade e mi riempie per tutto il giorno e temo di essere geloso di Roshi che le ronza sempre intorno e che la tocca come io non posso fare. Se le dicessi tutte queste cose, come reagirebbe? Inoltre ha ragione anche su Ryo. Per paura di offendere il mio unico vero amico, finisco col mentirgli incoraggiandolo. Ed invece ho capito da un pezzo che lui e Reika sono incompatibili. Questa ragazza mi comprende al volo e questo mi destabilizza. Come ha fatto ad entrarmi così tanto nella pelle in così poco tempo? Senti, mi dispiace, ho esagerato, hai ragione. Il tuo rapporto con Hiroshi non è affar mio. Non dirò più niente del genere, stai tranquilla. Avanti, torniamo giù. E poi succede. Basta un secondo. Basta che quegli occhi verdi, tanto diversi dai miei, iniziano a fissarmi di nuovo che io mi sento nudo. Lei abbassa leggermente la testa mentre il vento continua ad accarezzarla. Io mi faccio più vicino, piano, quasi con timore. Allungo una mano verso il suo volto e poi mi blocco. Lei alza di nuovo lo sguardo su di me. Ed io perdo completamente la ragione, avvicinando il mio viso al suo e baciandola prima che lei possa dire o fare qualsiasi cosa. La bacio con forza, spingendo il viso contro il suo. Inchiodo le sue labbra alle mie e le apro con decisione, assaggiando per la prima volta il sapore di Reika King, e me ne scopro subito schiavo. Mi ritrovo con tutto il peso del mio corpo sul suo. Lei è bloccata tra me e la rete metallica che ha dietro. Nonostante il rumore del vento, sento distintamente un respiro di piacere. Le mie mani si posano sui suoi fianchi e trovano una pelle nuda sotto la sua camicia. Vorrei strappare di dosso tutto e perdermi dentro di lei. Reika. Ho sentito il mio corpo di nuovo vivo. Erano mesi che questo non accadeva.
Fino ad ora le uniche emozioni della mia vita sono state la musica e Hiro. Questo è qualcosa del tutto nuovo. Il corpo di Sasuke addosso al mio è come se mi completasse. La sua lingua è deliziosa, la muove dentro e fuori la mia bocca come ad assaporarmi. Non riesco a smettere di venire scossa da brividi di piacere. Affondo le mie mani tra i suoi capelli e lui si stringe ancora di più. Ad un tratto mi accorgo che la sua mano è sotto la mia gonna. Allora la raggiungo con le mie dita e lo blocco stringendogli il polso. Lui si stacca dal mio viso per un istante mentre riprende fiato. Ha uno sguardo bellissimo, con le gote leggermente arrossate. Se fossi una persona normale, ora dovrei respingerlo così da evitare che pensi che io sia una facile. Se fossi una persona normale, dovrei arrossire più di lui e dirgli che siamo a scuola, che qualcuno potrebbe vederci, che non è il caso, che è meglio fermarsi. Ma in me, niente più è normale e decido quindi di metterlo alla prova. Decido che se si arrende prima di me, non sarà più nulla se non qualcun altro da evitare. Quindi la mia mano gli stringe per un attimo il polso, poi inizia ad accarezzare la sua e la guida nel punto giusto, là dove so che mi darà più piacere. Lui resta muto e continua ad osservarmi. Le mie dita guidano le sue sul pizzo dello slip, lo accarezzano e poi lo spostano. Quando arriva a toccarmi si ferma e toglie la mia mano. Prima che possa pensare che si è arreso, porta quella mia mano verso il suo petto, aprendo velocemente la sua camicia. Avvicina le labbra al mio orecchio e mi sussurra sottovoce: faccio da solo, Reika. Riprende a baciarmi e la sua mano torna nello stesso punto in cui io l'avevo guidata. Il piacere inizia a salire lento, poi sempre più forte. Tutto il mio corpo prende vita e fuoco al tocco delle sue dita. Anche la mia mano intanto è scesa fino ad arrivare tra le sue gambe. Lo sento duro e gonfio dentro i pantaloni. Vorrei spogliarlo e vedere sotto questo sole luminoso quanto possa essere meraviglioso Sasuke nudo. Ma lui continua a darmi piacere con le dita fino a quando io esplodo in un lungo e intenso orgasmo. Mi aggrappo con le unghie al suo collo e lo stringo forte per non cadere a terra, piegata in due dal piacere. Sasuke. Cazzo, se non veniva entro 2 secondi, giuro che il mio coso avrebbe potuto benissimo uscire da solo dai pantaloni per prendere il posto della mia mano. Quando mi ha toccato sono uscito di testa, e non solo quando mi ha toccato lì. Anche le sue dita sulla pelle del mio petto, la sento ardere. È come se la sua pelle marchiasse a fuoco la mia. Non mi era mai successa una cosa del genere. E sì che non sono esattamente un verginello, anzi. Ma questa ragazza è come un pezzo di me. Non riesco a spiegarmi, ho la testa che va a mille. Adesso è stretta tra le mie braccia mentre riprende fiato. Reika, ti giuro, così mi uccidi. Dobbiamo andare. Potrebbe salire qualcuno a vederci. Scusa, Sasuke. E ora perché mi chiede scusa? È stato favoloso. Al solo pensiero di arrivare fino in fondo mi si attorciglia lo stomaco per la voglia. Aspetta, non scappare. Magari, forse, dobbiamo parlare, non credi? Non sto scappando, ma le nostre 2 ore sono scadute. Dobbiamo prendere le nostre cose e andare. Tu hai lo sport e io devo presenziare la lezione di musica. Sì, ma Sasuke, non è stato nulla, dimentica. Mentre mi dice così si allontana. Io non riesco ancora a muovermi, tanto ce l'ho duro tra le gambe. Ora mi siedo un attimo a riprendere fiato. Ok, forse abbiamo corso e non ci siamo regolati a comportarci così a scuola, ma mica vorrà davvero che faccia finta di niente. Mi porto una mano in viso per asciugarmi il sudore e sento il suo odore. Mi si è appiccicato addosso ed è impossibile da cancellare. No, decisamente sbaglia se pensa che io possa dimenticarla.